presidente del San Lorenzo lo ha invitato a benedire il nuovo stadio. Non so se ci andrà, ma c'è quella intenzione. Gli hanno inviato già una maglietta del San Lorenzo con la scritta dietro Francisco in spagnolo. E per la squadra di San Lorenzo è un motivo di un vanto, veramente. Sono veramente fieri che il Papa sia il loro tifoso, per loro è. È molto bella la storia della squadra di San Lorenzo. Si chiama, il nome lo riceve da un sacerdote salesiano che è figlio di emigrati da Torino, padre Lorenzo Massa, un salesiano molto colto, molto preparato, che lui per dare attività ai ragazzi che erano più per la strada, lui stesso cercò un terreno dove farli giocare. Non ha vinto molti scudetti, anche se sono usciti da San Lorenzo grandi giocatori. Lavezzi, ad esempio, ha giocato in San Lorenzo. E chi altro? Bergesio. È un orgoglio per tutti noi argentini che il Papa sia argentino e pure tifoso del San Lorenzo, che io, Pitu, Papo, abbiamo giocato in questa squadra. E la squadra ormai sulla bocca di tutti, il San Lorenzo. Avete visto queste immagini proprio della sede del Club Atletico San Lorenzo d'Almagro, che è la squadra per cui fa il tifo Papa Francesco. Avete visto queste immagini? Tra l'altro la squadra ha vinto nella sua prima uscita con la maglietta dedicata, come vi abbiamo mostrato e come continueremo a vedere. Ha vinto 1-0 fuori casa, per cui c'è veramente grande entusiasmo, grande orgoglio per l'attenzione un po' di tutto il mondo. Avete visto alla fine che Bergessi, il giocatore del Catania, che proprio ha giocato in questa squadra. Però c'è dall'altra parte, diciamo, una situazione: da questa passione argentina si va a una situazione sempre di tensione nel nostro calcio. E oggi Prandelli, il CT della Nazionale Italiana, ha detto che questo clima non gli piace. Lo sentiremo. Tanto vi presento subito gli ospiti: Felice Pulici, dirigente sportivo e già calciatore, campione d'Italia con la Lazio del 74. Benvenuto. Buonasera. E poi Giovanni Bertini, che è oltre che un volto noto ormai per voi, ha giocato Catania, Fiorentina e Roma, sono tre squadre che militano in Serie A. E il Catania, tra l'altro, è proprio una squadra, appunto, che vede tre giocatori che hanno giocato nel San Lorenzo. Prima di andare a vedere un po' le questioni anche di casa nostra, voglio dire a Felice, ecco, la squadra del San Lorenzo ha vinto, insomma, questa attenzione verso questo club, un piccolo club, e i suoi tifosi, insomma, deve lanciare, diciamo, un moto d'orgoglio, deve essere un'attenzione particolare per tutti, sì, loro, sì, club, no, di Buenos Aires, ricordiamo. Su questo sono d'accordo, anche perché, voglio dire, è la prima volta che ci troviamo di fronte a un Papa che ha anche una passione sportiva già per definita, il calcio, per il calcio, esatto, che è poi diciamo lo sport numero uno in Argentina, quindi sotto questo profilo. E credo che che questo Papa vive anche con passionalità anche questo tipo di rapporto. Quindi speriamo veramente di incontrarlo qualche volta anche da qualche parte, che viene a vedere qualche partita nostra. Però dovrebbe essere proprio un motivo importante per cercare proprio di portare, ecco, in alto quei valori. Ecco, questo è il punto fondamentale. Che sono importanti e fondamentali proprio nel rapporto sportivo, soprattutto in ambito calcistico, dove ultimamente vediamo qualcosa di particolarmente non bello, proprio perché c'è questa esasperazione alla vittoria, c'è questa esasperazione nel modo di essere, c'è questa esasperazione nel dover vincere a tutti i costi, il che non può essere. E fra un po' vi faremo sentire cosa ha detto Prandelli. Da Giovanni voglio sapere, appunto, riusciremo mai qui in Italia a vivere più serenamente? Ecco, voi in campo sentivate le tensioni del pubblico, il fatto di dover vincere a tutti i costi, o riuscivate un po' a estraniarvi? Io sinceramente ho giocato con tre squadre modeste, non ho giocato con delle squadre. Beh, vabbè, sempre comunque tre pubblici importanti, Firenze, Roma e Catania. Sì, però ripeto, il calciatore dovrebbe andare in campo e chiudersi, dovrebbe andare con i tappi
alle orecchie, perché deve fare solo quello che deve fare, la squadra, il pubblico, gli arbitri. Lui deve guardare gli avversari, deve cercare di vincere in maniera lecita, senza modi eccessivi, e deve fare quello il calciatore. Invece poi si distrae il pubblico, ti fai gol, ti rivolgi alla famiglia, sì, alla fidanzata. Cioè, ecco, ma un allenatore può esultare? Felice, un allenatore può esultare? E un allenatore, a mio parere, potrebbe esultare, ma in maniera molto contenuta, nel senso che l'allenatore è un riferimento e deve dare degli esempi anche importanti, Felice, e fondamentali. Dai. Aspetta, Giovanni. Che ha detto Mazzone, che ha fatto Mazzone lì è andato nella provocazione, sì, avuta, sì, che è un altro paio di maniche. Però lui ha spiegato, io non ho simpatia deve avere... per la Juve. Però credimi, Giovanni, per me, per aspetta, me ragione, Giovanni, facciamo ha ragione Conte, perché lui è un allenatore, allora, uno che sta in panchina, no, soffre, allora, io e te stavamo in campo, ma soffrivamo o gioiamo? Felice, perché no? Ecco, perché no? Credo che... lo sport insegni come si deve anche approcciare alla vittoria, perché ci deve essere il rispetto degli avversari. Non si può arrivare in quel momento, perché io ho vinto, ad una provocazione, perché quella è una provocazione, perché allora, il pubblico avverso sicuramente si mette in una condizione anche di reazione. Allora, Felice, spieghiamo alla gente: Bologna-Juventus, Conte allenatore campione d'Italia, è esultato in maniera, lo vediamo anche dal nostro titolo, insomma, che abbiamo fatto, e questa è esultanza che ha avuto in maniera smodata, diciamo che ha creato un po' le ripercussioni, le polemiche nella squadra avversaria. Non doveva fare così, poi ha detto: se non posso fare così me ne vado all'estero, perché qui in Italia arriviamo con il pullman, insulti, assalti, anche i bambini non possono vedere tranquillamente la partita allo stadio. Allora, su questo clima, Prandelli, in risposta proprio a quello che è successo con Conte, ha detto poche ore fa queste cose che andiamo a sentire. Questo clima non mi piace, ma dobbiamo dare un contributo perché possa migliorare questo clima, e quindi in base anche ai nostri comportamenti, ma soprattutto anche parlando. Conte ha perfettamente ragione, certe situazioni sono talmente esasperate, sono talmente violente che possono non solo dar fastidio, ma far pensare a un allenatore di poter cambiare anche nazione per lavorare con una dignità, perché poi riguarda anche la dignità di ogni professionista. Per quanto riguarda invece le esultanze, ognuno è libero di esprimere le proprie emozioni, perché il calcio è emozione, il calcio deve trasmettere emozione. Però c'è una linea sottile tra l'esultanza e mancare di rispetto agli avversari. Ecco, dovremmo tutte le volte pensare che di fronte abbiamo una persona da rispettare, un tifoso da rispettare. Allora tutte le manifestazioni di esultanza sono comprensibili. Noi dobbiamo fare un ragionamento semplice: noi siamo responsabili del nostro comportamento. Il nostro comportamento in campo è determinante per tanti discorsi. Iniziamo da lì, tutti. Allora possiamo veramente gonfiare il petto e poter veramente magari affrontare determinati argomenti, ma dobbiamo iniziare noi, dobbiamo... come dicevo prima, avere un grandissimo rispetto nei confronti di tutti. Se ci sono delle manifestazioni violente, se ci sono delle provocazioni, bisogna avere la forza di reagire, ma in maniera educata, in maniera forte. E ci sono, come dicevo prima, modi e modi di essere presente al problema con una grandissima dignità. Quindi io guardo sempre comunque il comportamento nei 90 minuti sul terreno di gioco. Voglia di andarsene da parte di Antonio Conte, anche di altri. Allora, sapete che cosa accade in Italia, ci sono anche gli ultra che fanno squalificare il campo, slogan razzisti, insomma non è tutto così, ma è molto così. Proprio non riusciamo a non esasperare il calcio, Giovanni. No, ma io sono d'accordo con Prandelli, quello che ha detto, ecco, è sacrosanto. Io per me sono ipocriti quei calciatori che se l'altro anno hanno giocato contro con la Roma, poi vanno a giocare a Bologna. Però c'è un confine, ci dice, sì, di sì, rispetto. Sì, perfetto, ma io perché... faccio gol, io gioco con una squadra avversa alla Roma, io devo esultare, perché non devo esultare? Ma chi me lo vieta? Esulta, ma chi? Nessuno. Allora io devo esultare, nessuno. Perché il calcio è gioia, è manifestazione di piacere, Gianpiero. Se noi non esultiamo, non significa è, che... Non è provocazione, no, non però. È provocazione. E allora ecco questo... Però
però dove essere, ti dice dove che lui non è stato provocato? Fino a quando tu appositamente ti metti in una condizione, ecco, di diciamo portare una tua tifoseria ad un comportamento che non è adeguato, quando tu in questo momento sai benissimo che hai vinto e questa vittoria non, è indipendente da un atteggiamento che tu vai a richiamare. L'esempio di Conte di ieri, che chiama il suo pubblico, ammesso che sia il suo, no, ad agire in un determinato modo. Io voglio vivere la mia vittoria in maniera serena. Cosa ci porta a non essere così sereno, così felice, Giovanni? Cioè di non arrivare di non esasperare gli avversari. All'offesa, ma perché lui è offeso, Giovanni. Dai, ma vince 2-0, allora, ma cioè, noi già ci siamo sta su due piani completamente diversi. Ma sicuramente diversi. Io e te ci scontriamo sempre in maniera molto lucida e invita ad essere moderati, ma io, a vivere serenamente è in un ambiente anche avere diverso, rispetto nel campo, perché sì, poi tu sei in un luogo pubblico, non puoi arrivare a delle esasperazioni perché non sai nemmeno le reazioni che ti comporta. Allora, ci vuole anche un po' un senso, carità, di responsabilità. Cioè io rispetto anche il tuo di pensiero. Allora, torniamo nella discussione. Adesso c'è brevissima pubblicità. Prandelli ha detto altre cose molto interessanti e poi c'è una polemica arbitrale fortissima, perché insomma un arbitro avrebbe detto dicendo, giustificandosi di un rigore non concesso, avrebbe detto dovete parlare bene in settimana. Questo è così, pesante. Andremo a vedere. Pubblicità brevissima, torniamo subito. Uffa, che calcio dalle passioni argentine, vi abbiamo fatto vedere proprio la sede del San Lorenzo, la squadra di Papa Francesco, la partita che hanno vinto, la prima partita con la maglietta scritto Papa Francesco, appunto, alle tensioni di casa nostra. Ecco, prima di andare ancora a Prandelli che dice cose interessanti su un calciatore italiano, io non credo, ma insomma il presidente del Pescara ha detto che l'arbitro Mazzoleni, l'arbitro che ha diretto la partita, in risposta a un rigore non concesso negli spogliatoi, avrebbe detto dovete imparare a parlare bene in settimana, cioè a non lamentarvi. Io non fatico a credere che possa essere accaduta una cosa del genere, perché l'arbitro non deve essere prevenuto, l'arbitro deve arbitrare, se c'è un rigore lo dà, altrimenti non lo dà. E prima di andare a sentire Prandelli voglio un commento ciascuno. Allora Felice, che è stato anche diciamo addetto al rapporto con gli arbitri, è possibile una cosa del genere? Poi c'è anche la risposta di Nicchi, perché questo è stato denunciato alla Procura Federale. Ecco, benissimo, ecco. Allora la Procura Federale ha l'obbligo di intervenire e di fare chiarezza su questo tipo di episodio, però stento a credere, no. Adesso a me dispiace per il presidente del Pescara, che non vedo per quale ragione avrebbe dovuto dire una cosa non magari non, la non frase detta. È uscita, lei ecco, dice. Esattamente. Però mi sembra strano che ci mettiamo in questo momento su dei piani così diversi e così particolari, quando un pubblico ufficiale, ecco, che in quel momento viene chiamato per dirigere una partita, dove essere sgombro di qualsiasi tipo di compromesso, esprime dei concetti così pesanti, così assurdi, no, da mettere proprio in discussione anche la credibilità del calcio. E la ritiene plausibile questa uscita? Ma secondo c'è me la sì. risposta di Nicchi. Secondo eh? Me sì, per il semplice fatto che i più deboli. Ma i più deboli alla fine hanno sempre perso. Non è vero che la legge si compensa. Ma poi c'era Pescara Chievo, stiamo parlando sì, di questo. Sì, ma squadre... no, ho capito, però il Pescara vincendo con il Chievo poteva pure perdere 3-1. Ma può un arbitro dire, siccome avete criticato... Ma guarda che gli arbitri, io non ho mai avuto una stima illimitata degli arbitri, perché comunque io quando ero un giocatore qualche arbitro mi ha fatto perdere delle partite volutamente. Vabbè, volutamente come fa? Così no, dai. Purtroppo io ho avuto questa sfortuna. Vabbè, che tu sei stato le fortunato. Leggo Nicchi. No, Nicchi ha detto... ha fatto bene se il presidente del Pescara ha fatto questo esposto. Non bisogna importunare gli arbitri per ottenere spiegazioni su una decisione, non bisogna andare a lamentarsi. Questo no, ha detto. Ho capito, ma se mi contraddice, vabbè, se mi nega un calcio di rigore, vabbè, è stata un'uscita forse no, sì, capito, un però, po' inopportuna. Questa risposta però, è una risposta scusate. un po' così poco diplomatica. Nessuno è autorizzato a contestare. Sì, non nei luoghi preposti. Capisco, ma è così modesta, voglio dire. È come dire in campo deve solo parlare il capitano, quando anche il capitano non potrebbe parlare con l'arbitro. Allora, ed è assurdo. Prandelli questo. Ha detto anche un'altra cosa importante su un calciatore. Sentiamo, un calciatore che a una certa età, siccome sta giocando molto bene, potrebbe tornare in nazionale. Sentiamo.
In questo momento un ragazzo di 30 anni, un ragazzo di 20 anni, io preferisco pensare a un ragazzo di 20 anni proprio per capire se può avere questa continuità e tutte quelle qualità che abbiamo intravisto in questo ragazzo qua. Per quanto riguarda Francesco è un discorso completamente diverso. Io ho letto tantissimo e la cosa che mi ha sorpreso di più in maniera positiva sulle parole di Mazzone, quando dice in questo momento è difficile parlare nazionale, ma l'anno prossimo, se prima dei mondiali questo Totti ha questa condizione fisica, siamo obbligati a tenerlo in considerazione, perché mi sembra un ragazzino, mi sembra che abbia trovato non solo entusiasmo fisico ma qualità incredibili, ha una motivazione forte, e quindi quando tu hai una motivazione forte i sacrifici non ti pesano, e quindi le parole di Mazzone mi hanno fatto riflettere. L'anno prossimo, se saremo, speriamo di sì, qualificati per i mondiali, un mese prima valuteremo le condizioni anche di Totti, assolutamente. Una clamorosa, parliamo termini sportivi, marcia indietro, perché Prandelli giustamente aveva sempre guardato avanti. Allora vi chiediamo e chiediamo ai nostri ospiti se è giusto, poi abbiamo pure la risposta di Totti, convocare un giocatore per quanto bravo, prossimo anno sarà sulla soglia, perché è di settembre del 76, di 38 anni, magari togliendo il posto a Giovinco, a Cassano, a Balotelli, a qualsiasi altro giocatore. Allora Felice, è giusto questa apertura dopo di Prandelli? È strano, dopo queste dichiarazioni anche la comunicazione sta tranquillo che si metteranno nella condizione di spingere Totti ad entrare. Io credo che ci sia un rispetto comunque per quei soggetti che comunque ti hanno portato questa qualificazione, che ti hanno portato ad andare in Brasile al campionato del mondo, e quindi meritano comunque tutta la mia stima e tutta la mia considerazione, e devono essere convocati. Che uno poi per un torneo così breve, così importante comunque, debba essere convocato per arrivare alla vittoria, francamente dico che siamo fuori dai valori dello sport. Addirittura. Io non sono mai più d'accordo con Felice, ma sono pienamente d'accordo con lui. Ma non ma esiste. Perché? Sei un giocatore forte. Ma quale ruolo lo come lo porti? Come attaccante, come trequartista, come regista? Ma qual è il suo ruolo? Ma quale attaccante tutto tondo? Ma deve andarsene a casa a godersi. È due stato figli. Un ottimo politico in questo momento. Anche Mazzone dice così. Ma Mazzone perché è innamorato di Francesco Totti? Io quando perché lo sento, Mazzone l'ha cresciuto. Carletto l'ha cresciuto. Però io amo Carletto Mazzone come allenatore. Ha preso Mazzone. Se tu hai una forza, perché ti devi privare di una forza in più? Allora dopo 7 anni sabbatici, a 37 anni ha cominciato a correre. Gempio, ma che giochiamo? Ma Francesco Totti facesse bene sta per la Roma. Sta andando molto bene, però, onestamente, dirlo. Ho detto facesse bene per la Roma, pensasse lui a portare la Roma più in alto possibile, a nazionale. Le do la risposta. Però ha detto bene lui, scusa. Qui i media, per Francesco Totti, lo sai quanto ce lo faranno pagare? Allora, ha detto grazie, vivo 90 minuti alla volta. Cioè io non mi pongo questi traguardi, certo, ma non è lui che se lo deve pensare. Lei ha parlato di valori dello sport. Se ci fosse la sedia gestatoria, la porterebbero tutti i media, lo porterebbero in Brasile subito. Io voglio dire per fortuna Paolo VI l'ha tolta, per fortuna. Adesso mi ha fatto dimenticare. Una cosa molto importante. È una delle poche volte che io do ragione. Ha ragione al 200%. Allora, può pesare, ecco, mi è venuto in mente, vedete quanto. Allora, può pesare il fatto nella decisione che lui comunque ha lasciato la nazionale? Cioè lui ha rifiutato di andare in nazionale. Ma difatti se fosse coerente con se stesso, lui dovrebbe ringraziare e dire io vivo questo. E infatti ha detto grazie, vivo 90 anni. Ma perché sa che sono gli altri che prestano per lui. Ma doveva completare e dire non sarà impossibile che io possa ritornare in nazionale, perché io la nazionale l'ho rifiutata. Cioè ho detto basta, ho detto stop. Ma perché allora Prandelli ha fatto questa apertura? Ma perché Prandelli viene incalzato dai media, Gianpiero, ma ti voglio però bene. Però prima aveva detto Adesso, dato che tutti quanti stanno prestando, lui ha detto. Ma lui tu pensi che lo porterà davvero? Lui ha detto: il mio principio è un altro. Per Totti faccio un'eccezione. Ma non esiste. Bene. Se avrebbe fatto un'eccezione, avrebbe portato l'altro anno. Lo sai? Ma lo dai, lo con sei, quella squadra giovane lo portava l'altro anno. Lo sai il Papa come viene chiamato in questo momento? Francesco II, perché il primo che c'è stato. Speriamo di no. Speriamo che non arrivare a tanto. Comunque, adesso abbiamo scherzato, però, al di là di quello che sta esprimendo. In questo momento
certo sta facendo delle cose molto straordinarie, ma no, io non lo amo, non l'ho mai amato. Credo che ci possa essere per lui un'apertura. Però io non capisco però perché uno che è forte, che può giovare a un collettivo, a una nazionale, ma non può giovare cioè, come se Maradona la nazionale ha bisogno di 11 giocatori che corrono, ne escono 3, ne entrano 3 che corrono al doppio, e lui comunque è un giocatore straordinario, in questo la momento c'ha una classe immensa. Calcia il pallone come pochi al mondo, ma la nazionale è già in piena un'altra cosa, ma non giochiamo, dai. Prandelli è stato uno dei pochi allenatori, commissari tecnici meglio, che ha riconosciuto sempre nei suoi ragazzi, che ha portato avanti un grande merito. L'appartenenza. Lui ha 6 anni che non appartiene più alla nazionale. E ha sempre difeso strenuamente questi soggetti. Ed è giusto che continui in questo modo. Ha fatto bene a fare questo riferimento e questo e ringraziare diciamo Francesco Totti per quello che sta facendo, perché è qualcosa di importante anche per i nostri ragazzini. Calcio, no? È una realtà. Però, questo francamente, Totti. L'apertura ad una presenza in nazionale di Totti, francamente. Allora, l'ultimo giovedì c'è Italia-Brasile. E che ne pensa? Come siamo messi col Brasile? Sono sempre più forti degli italiani? Ma più forti degli italiani sono molte poche squadre. Il Brasile negli ultimi tempi, premesso che le partite d'Italia si gioca in amichevole, prende sotto gamba tutti gli avversari. E il problema è che purtroppo quando cominceranno a valere i 2 punti, sta tranquillo che noi andremo in Brasile e gli faremo la testa così grossa. Siamo passati a tre. Scusa. I punti, siamo passati a 3. Tecnicamente. 20 secondi. Tecnicamente non c'è partita, nel senso che sono molto più brevi. Noi abbiamo qualcosa in più, che siamo stare in campo meglio di loro. Certo. Per cui, insomma, possiamo... Bene speranze per il Mondiale. No, grazie, Giovanni. No, noi in Brasile gli facciamo 3 gol, Brasile. Grazie, Giovanni. No. Grazie, prendiamo i 3 punti. Grazie, Giovanni Bettini. Grazie a Felice Pulici. Noi ci rivediamo per lo sport sabato prossimo con novità e tante cose. Adesso è il momento di seguire tutti insieme TGTG. Grazie.